canale perché qui, come potete vedere, c'è un fuoco che dovrebbe essere acceso il 19 marzo, cioè il giorno di San Giuseppe. Qui abbiamo Gianluca Ruggeri, che rappresenta di tutti i ragazzi del gruppo. Allora, Gianluca, quanti ragazzi siete? Siamo 25 persone, Ma 25-26 è il persone. primo anno che fate il No, fuoco è oppure... avanti da 4-5 anni. Quindi è Dario. Dario, il più piccolo della comitiva. Da quanto tempo fai parte del fuoco che aiuti a sistemare dagli inizi proprio, quindi sei un veterano. Ti piace? Sì. Pure tu aiuti. Sì. Gianluca. Quanti anni c'è? Esotici. Non è pesante. È la mascotte del gruppo, Dario, è vero. Ma ti fanno lavorare oppure ti trattano col No, no. figlio? Normale. Per la seconda media, giusto? Tu arrivi fino all'acqua, No, no, ma no. sale solo lui. Ah, sale solo lui. Solo giallo. Sì. Dove andate a prendere la legna? Da qualsiasi rione, dai vicini bidoni, campagne, ovunque. Quindi vi spostate per forza a piedi oppure se qualcuno di voi ha la No, macchina? a piedi. No, non è classico. Con il carrello arriviamo pure a parti molto più lontane. Tipo, se ne sarà il quartiere più lontano dove siete arrivati. A San Villa Paolo, Long. Villa Long. Ok. E poi non c'è la competizione tra chi ha fatto gli altri fuochi e voi che dice ah, ma che fate, vi prendete e voi come reagite? La prendete la stessa No, oppure... cioè se noi l'abbiamo trovata noi è nostra. Ah, ok. Ce la riprendiamo. Durante la settimana oppure quando non c'è nessuno, c'è sta attendo qualcuno oppure I come vi vicini organizzate? sono attenti. Qualche ragazzo che abita a quella palazzina di fronte alla finestra, se qualche cosa avvisa tramite cellulare. Veniamo tutti qua. Ma fate dei turni per stare attenti oppure Adesso come no, però fate? l'ultima settimana di qua. E più o meno, cioè, come andranno questi turni? Avete un orario Orario, oppure... sì. Come fanno qui? Due persone dalle 3 alle 5, altre due persone dalle 5 alle 6, poi dalle 6 in poi fino alle 9. Ok, grazie. Secondo la tradizione popolare, il falò viene acceso nel giorno di San Giuseppe, protettore delle ragazze, dei poveri e dei falegnami, in segno propiziatorio e come ringraziamento nei confronti di Madre Natura, oltre che ad indicare la fine dell'inverno che lascia il posto alla stagione primaverile. Il tipico falò di San Giuseppe è composto da legna, cassette, pedane, muraletti, rami secchi e scarti in legno di vario tipo. Tutto materiale recuperato 2 o 3 mesi prima dai ragazzi di ogni quartiere di Matera. Tra loro nasce una sana competizione che li porta a concorrere per realizzare il falò più alto della città. Tante famiglie materane colgono l'occasione per radunarsi intorno ai tipici falò e per festeggiare la festa del papà. Un dolce tipico legato alla festa di San Giuseppe sono le zeppole, fatte con pasta di bignè, crema, zucchero a velo e amarino. Sì, questa gente ce l'aspettavamo, come a 3 anni fa, anzi sono molto di più di 3 anni fa. Ma secondo voi ci è arrivata parte?
perché state incuriosita dal fuoco oppure perché avete sparso voi la voce? Sia per la voce sia per la curiosità. Si è acceso subito il fuoco oppure c'è... Con la benzina sì, abbiamo acceso da 10 bar. Chi l'ha acceso il fuoco? Eravamo 11-12 persone. Ma eravate tutti, cioè avete partecipato tutti oppure no, tutti? No, eravate... i bambini fu. No, ma io non sono andata, con sempre qui. È un'esperienza che rifarete il prossimo anno oppure vi fermate qui? A moghi al lancio va. Come alla festa della Bruna. Sì, esatto. Ma state offrendo pure da mangiare oppure? Sì, sì, chi vuole può mangiare, no, troppo. Anche l'arrosto? No, arrosto domani sera. Domani sera l'arrosto, ma con quello che rimane là sempre. Accendiamo un altro fuoco. Ah, accendete un altro fuoco. Ma prende così oppure piccolino? Piccolino. Ah, proprio organizzato, proprio il giorno dopo. Stasera un po' di brusca. Piccianello! Vai! Quanto fumo che mi assù.